Vincent ha lavorato come bagnino. È arrivato al massimo della carriera di bagnino, che vabbè, queste carriere qua part-time sono brevi da completare. Però è arrivato al massimo della carriera di bagnino, mi hanno dato questo salvagente e questo telo qua, come bagnino. Poi, quando si è iscritto all'università, è diventato anche, questo è invece del coso, del liceo. Che faceva parte della squadra di football. Quando si è iscritto all'università è diventato calciatore e faceva parte della. Ah, poi ha sbloccato pure la laurea illustre. E gli ho fatto comprare questo, il pallone da calcio appunto della sua casa dell'università. E mi ha vinto il trofeo. Cioè, guardate qua quanto è bello! Io non l'ho mai vinto con nessuno. Mai, prima volta con Vincent che io vedo questo trofeo. Questo è il trofeo appunto con il lavoro da calciatore che si ha soltanto con l'università. Eppure lì finisce una volta che lasciate l'università. Lui ha vinto il trofeo perché, a parte, faceva sempre vincere la sua squadra, eccetera. Alla fine, appunto, ha vinto il trofeo di calcio. E poi, appunto, ora vi faccio vedere le foto. Allora, questo è lui vestito appunto con i vestiti della sua casa. Ah, che si comprano al chioschetto dell'università, quindi sempre della sua casa dell'università. Qui appunto lui vestito da calciatore. E qui questa l'amerete in tantissimi. Guardate Vincent, perché Vincent per pagarsi da vivere, oltre a lavorare come calciatore, prima come bagnino, lavorava come modello. Modello, anche perché, cioè, guardatelo. Guardatelo, modello, modello di intimo e costumi da bagno. Oh, perché ovviamente ha il fisico scolpito e questo è lui laureato. Allora, questo appunto è Vincent da bagnino. Lui si era diplomato in anticipo, quindi mentre lavorava ancora da adolescente l'ho fatto iscrivere all'università. Poi è cresciuto, è diventato giovane adulto, appunto, come vi dicevo, e ha iniziato a studiare appunto all'università. Questo appunto è lui che lavora come modello nel tempo libero, costumi da bagno intimo. Questa è la foto che vi ho fatto vedere, che lui giocava a calcio una volta che sei andato all'università. Ogni volta tornava con qualche pezzo rotto, perché appunto, cioè, si rompeva sempre qualcosa ogni volta che andava a giocare a calcio, perché lui doveva dare il massimo. Qui sono le attività, appunto, come spiegavo prima, lui non stava a casa. Andava anche all'università per fare attività appunto dell'università, così, però lui studiava da casa principalmente, non è andato all'università proprio vera e propria, però frequentava molto. Poi si allenava appunto con i palleggi per battere i suoi record, ma non è molto bravo. Queste sono altre foto appunto di lui in intimo, sempre come modello. Questa a Melanzana. Altri scatti, poi le vendevo le foto che gli facevo, ovviamente le vendevo ai migliori offerenti, così lui guadagnava fama, infatti è quasi a 2 stelle. E poi si è laureato, quindi è passato tutta la laurea, si è laureato appunto con A+, in tutte le materie, è stato bravissimo, si è laureato con il massimo dei voti e adesso dovrebbe arrivare il Machinima. Thank you.
Vincent, spaventato dalla follia e gelosia di Nani, decide di parlarne con suo padre e Jacob chiama Nalani per andare a vivere da lei, ma lei rifiuta dicendo che non ha soldi e posto per ospitarli. E così Vincent dà fondo ai suoi risparmi e acquista una casa semi-arredata ad El Sol Valley. I due vanno a vivere lì e Vincent dimentica il suo passato, ormai intenzionato a raggiungere i suoi sogni come attore e celebrità più famosa. Inizia a frequentare i locali grazie alla sua vicina Vanessa che lo accompagna in questo nuovo mondo, ma Vincent non ha bisogno di nessuno e cerca di farsi strada tra le celebrità, in particolare Thorne, il suo grande mentore. Jacob invece vuole vedere Nalani. Per anni non si è fatta viva né con lei né con suo figlio e ora vuole vedere come sta. Dopotutto ha una grande casa e se lei è in difficoltà, come dice, potrebbe andare a stare a casa da loro. Così la cerca e la trova, ma la realtà non era come era stata descritta. Infatti si trova davanti a una mega villa e ad aprirgli la porta è proprio Nalani. Jacob scopre che la donna si è sposata e ha un figlio con quest'uomo. Deluso dalle sue bugie se ne va, ma decide di non dire nulla a Vincent. Dopotutto lui ha eliminato la madre dalla sua vita e ora è molto preso dalla sua nuova vita. Lavora sui social media, fa anche brevi video dove recita, dopotutto ha studiato per diventare un attore e i follower arrivano in massa, un po' attratti dal suo fisico e un po' dalla sua bravura, anche perché Vincent gira spesso video a torso nudo o in mutande e le sue foto da modello di intimo sono ovunque. Così finalmente arrivano i primi ingaggi e Vincent ha modo di esibirsi su un vero set. A Jacob non va giù che Nalani gli ha mentito, ma è ancora innamorato di lei. Dopotutto ha ancora il loro certificato di matrimonio appeso in camera. Così decide di tornare a casa sua e andarci a parlare. Nalani è a casa da sola, il marito è al lavoro. Ma la donna non è felice e basta poco per Jacob per capire che tra di loro c'è ancora attrazione. Da quel giorno Jacob frequenta sempre più spesso casa di Nalani, quando il marito non c'è, e giocano alla famiglia felice. Ma questa cosa non può durare per sempre, infatti i due vengono scoperti e il marito di Nalani chiede subito il divorzio. Nalani va a vivere con Jacob e cerca di farsi perdonare da suo figlio Vincent. Invece, il figlio avuto dal suo nuovo matrimonio è rimasto con il padre. Nalani non ha i soldi per combattere per la custodia e quindi ha dovuto accettare. Tutto è bene quel che finisce bene, no? Dopotutto Nalani e Jacob sono tornati insieme e ora vivranno la loro vecchiaia uniti come non mai. Vincent guadagna veramente un sacco di soldi e la casa si sta ampliando per avere tutti i comfort possibili. Inoltre Vincent ha vinto il suo primo premio e continua a buttarsi nella carriera per diventare il migliore. Livello 10 della carriera? Fatto. Celebrità 5 stelle? Ci sto lavorando. Infatti i paparazzi gli stanno sempre dietro e quale metodo migliore per far parlare di te in questo mondo di VIP? Infatti inizia a creare un po' di trama interessante con la sua amica Vanessa. E infatti i due si fanno vedere molto intimi davanti ai paparazzi, ma chissà se questa cosa è vera. E la prima generazione, quella della Cidia, è conclusa. Infatti abbiamo fatto praticamente tutto. Jacob non ha mai avuto una vera carriera, ma ha sempre fatto lavoretti occasionali a Sulani. Adesso è invecchiato e in pensione, anche se la pensione non la sta prendendo. Però vabbè, dettagli. Non si poteva sposare, ma doveva avere un erede. Però c'era un'eccezione: se si voleva sposare, poteva farlo soltanto se trovava una donna che si sarebbe presa cura di lui al 100%. Infatti Nalani l'ha sempre fatto, si è sempre presa cura di Jacob. E poi alla fine hanno divorziato perché appunto
era troppo da sopportare. Ha avuto un erede che è Vincent. I tratti obbligatori erano pigro e sciatto, e purtroppo ce ne siamo accorti che lui ce l'aveva tutte e due. L'aspirazione non importa quale, potevate scegliere l'aspirazione che volevate. Io gli ho scelto come prima vita sull'isola, perché appunto stavamo a Sulani e non fai niente con quell'aspirazione. E poi la seconda aspirazione che io ho scelto è quella lì della polvere. Proprio brutta, 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 brutta. Devi avere una casa veramente zozza e ce l'abbiamo fatta. Ho completato pure quella, quindi ho completato ben due aspirazioni. Poi non poteva avere più di 5.000 simoleon, ma doveva spenderli per viziarsi. Vabbè, questo non è mai stato un problema. Eravamo sempre senza soldi, non riuscivamo nemmeno a pagare le bollette in realtà. E poi, appunto, puoi trovare qualcuno che si occupi di te sempre se ci riesce. Questo è legato appunto anche alla regola del matrimonio. E quindi la prima generazione è conclusa, ho fatto tutto. Io vi aspetto qui sul canale per vedere la seconda generazione, cosa deve fare, cosa farà e anche tutte le prossime generazioni. Ciao!